Oggi facciamo qualche esercizio, come vi dicevo. Il primo è questo qui. Un collegamento wireless punto-punto in cui la distanza tra le antenne trasmittenti e riceventi è di 40 km. Viene effettuato, no scusate, in questo collegamento le antenne trasmittenti e riceventi sono antenne paraboliche a diametro 1 metro. E l'efficienza 0,5. La potenza trasmessa è di 1 watt, la frequenza della portante è 3 GHz . La banda occupata sul canale è di 100 kHz . Al ricevitore l'antenna ricevente ha una temperatura antenna di 20 gradi Celsius . Vi ricordo che la temperatura di antenna è la temperatura di rumore della sorgente di rumore . Sono presenti nel collegamento ulteriori attenuazioni per un totale di 10 decibel . Si utilizza la modulazione 256 QAM e al ricevitore si utilizza una regola di decisione ML ed è richiesta una probabilità di errore sul bit di 10 a meno 5. Domande: A. Calcolare l'SNR al ricevitore. Domanda B. Calcolare il massimo bit rate che questo link può sopportare con queste specifiche. Si tratta evidentemente di un problema di dimensionamento di un collegamento radio. E la prima domanda è piuttosto semplice, chiede di calcolare l'SNR ricevuto. Qui servono due cose, la potenza ricevuta e la potenza di rumore. Per la potenza ricevuta la possiamo calcolare perché abbiamo tutto, potenza trasmessa, guadagni delle antenne perché dicendoci che sono paraboliche ci stanno dicendo che il guadagno d'antenna trasmittente e ricevente, perché hanno lo stesso diametro e sono dello stesso tipo, è efficienza per lambda su pi greco al quadrato. Ok? No, scusate, pi greco su lambda al quadrato. Dove D è il diametro di un metro. Abbiamo la frequenza della portante da cui ricaviamo la lunghezza d'onda. E nel nostro caso è 3 per 10 alla 8 metri al secondo diviso 3 per 10 alla 9 Hz, da cui otteniamo che la lunghezza d'onda è 3. È 10 centimetri. Quindi la potenza ricevuta possiamo calcolarla perché abbiamo tutti i parametri di interesse. A
abbiamo la potenza trasmessa, il guadagno in trasmissione, il guadagno in ricezione, il pathos che è 4π distanza su lambda al quadrato e anche l'ulteriore attenuazione che sono 10 dB. Quindi possiamo calcolare la potenza ricevuta. E per il rapporto segnale-rumore ci serve anche la potenza del rumore, I con N. La potenza del rumore è facile, sappiamo come c'è una sorgente del rumore a temperatura 20 Celsius, la potenza del rumore di una sorgente del rumore a temperatura T è KTB, dove B è la banda in cui sto misurando con la potenza del rumore. Quindi la potenza del rumore è K, T, banda in cui misuro la potenza del rumore. Qui la banda in cui misuro la potenza del rumore non è assegnata, però ci dice che il segnale ha 100 kHz di banda. Quindi possiamo immaginare, visto che non ci sta alcun altro dato del problema, che il ricevitore sia un filtro passabasso ideale, o passabanda che sto lavorando in frequenza alle banda passante, a banda pari la banda del segnale. In questo caso la banda su cui calcolare la potenza del rumore è proprio quella del segnale, quindi 100 kHz. Quindi possiamo calcolare la potenza ricevuta perché abbiamo tutti i dati del problema, possiamo calcolare la potenza del rumore perché ci sono tutti i dati del problema, possiamo quindi rispondere alla domanda A: il rapporto segnale-rumore è la potenza ricevuta diviso la potenza del rumore. Se mettete tutti questi numeretti qui dentro, ottenete che i guadagni di antenne sono di 493,5. Che abbiamo antenne a diametro 1, lambda è un decimo, quindi è 10, al quadrato fa 100, il risultato fa 50 pi greco quadro. Qualcuno ha una calcolatrice per calcolare in decibel quant'è questo numero? Purtroppo non l'ho segnato. Non che sia molto importante, ma più che altro per vedere di che ordine di grandezza stiamo parlando, così uno comincia a fare occhio alle grandezze. Abbiamo detto questo circa numero 50, prego? Circa 27. È il 10 log 10 di questo o 10 log 10 di 50 pi greco quadro? 10 log 10 di 493. Mi verificate, il 50 pi greco quadro è proprio questo numero, giusto per sicurezza? No, 50 pi greco è sempre uguale, è giusto. È questo? Sì. Ok. E che in decibel faceva 27? 26 e 9. Circa 27, sì. 27 dB. Questi sono i guadagni dell'antenna trasmettente e ricevente. Calcoliamo anche il pathos, giusto per darvi un'idea di che ordine di grandezza stiamo parlando. Qui abbiamo 4π d al quadrato su lambda. Quindi, siccome d è 40 km, e ricordatevi che è un collegamento in linea di vista, quindi per fare un collegamento in linea di vista le antenne devono trovarsi in linea di vista. 40 km è un bel numero, ricordatevi che l'orizzonte da un certo punto in poi si comincia a vedere la curvatura terrestre, quindi o ci si trova su delle alture oppure, e se non sbaglio, la curvatura terrestre si apprezza sui 50 km, quindi oltre questo numero è difficile andare. Proviamo a fare un attimo questo conto. Lambda è un decimo, portato sopra è 10, per 4 al quadrato, quindi fa 4 al quadrato, 16, per 10 al quadrato, per pi greco al quadrato, per la distanza che è 40 km, e quindi è 4 per 10 alla 4, quindi per 16, per 10 alla 8, giusto?
40 km, 4 al quadrato 16, 10 km 10 alla 4, al quadrato 10 alla 8. 1 su lambda 10 al quadrato, pi al quadrato 16. Quindi abbiamo 16 y per 10 alla 8, 2, 10, 5, tutto al quadrato. Quanto fa questo numero? 3,52 per 10 alla 13. Ok, le dimensioni sono molto grandi. Otteniamo potenza ricevuta piuttosto piccola, ma come al solito quello che è importante è il rapporto segno-rumore. Tutto questo era per darvi un'idea degli ordini di grandezza delle cose, delle grandezze con cui abbiamo a che fare. Alla fine, se fa tutto questo, sperando di non aver commesso alcun errore, otteniamo la potenza ricevuta di 9,64 per 10 alla meno 10 watt. Quindi sono 0,96 picowatt. Ok? Potenza del rumore non l'ho calcolata, quindi la calcoliamo adesso. 1,38 per 10 alla... No, scusate, la costante Boltzmann è 1,23 per 10... No, scusate, 1,38 per 10 a meno 23. La temperatura antenna è 20 Celsius, che sommati a 273 fa 293 Kelvin. E la banda è 100 kHz, quindi sono 100 per 10 alla 3, 10 alla 5. Quanto fa questo numero? 4 per 10 alla meno 16. E quindi, come vedete, la potenza di segnale è 6 ordini di grandezza più grande della potenza del rumore. Dobbiamo aspettarci un SNR circa 60 dB e infatti il numero che viene fuori è 2,4 per 10 alla 6, che sono 63,9 dB, praticamente 64 decibel. Ok? Se non ci sono domande, calcoliamo il secondo, rispondiamo al secondo quesito, che ci chiede di valutare il massimo bitrate a cui è possibile trasmettere. Ma prima di calcolarlo dovremo farci una domanda. Perché dovremmo essere limitati col bitrate? Qualcuno riesce a darmi la giustificazione del fatto che sulla base di questi vincoli non posso trasmettere una velocità troppo elevata? Abbiamo un vincolo sulla banda. Certamente la banda influisce, sì. Però non è il primo vincolo che... Il vincolo della banda influisce, ma poi va a influire nel SNR ricevuto, nella potenza di rumore. La banda è certamente importante, perché se la banda è troppo piccola, io per rispettare la condizione acquista non posso trasmettere un tasso troppo alto. Però qui la condizione acquista non viene menzionata, quindi non so il passo di simbolo. Quindi vuol dire che il vincolo in questo caso viene da qualche altra parte.
probabilità di errore? Certamente la probabilità di errore pone un vincolo alla massima velocità a cui posso trasmettere. Perché però? La probabilità di errore da cosa dipende? È una funzione di cosa? La quantità più importante. Il segnale da trasmettere per il segnale ricevuto. Sì, ma direi che se vi ricordate l'abbiamo espresso e tutte le espressioni delle probabilità di errore dipendono tutte quante dalle combinazioni del 0. Ora, se la probabilità di errore deve essere 10 meno 5, ci deve stare un vincolo su cosa? L'energia media per bit. E con B deve essere fissato. E se con B è fissato, perché dovrei avere un vincolo sul rate? Visto che la probabilità di errore ci dice che la massima energia sul bit, l'energia sul bit deve essere fissata a una certa costante che troveremo adesso. La potenza trasmessa diviso le combinazioni. La potenza non trasmessa, perché esattamente. Perché se il rate, se la potenza è fissata, se l'energia media del bit è fissata e, come ha detto il vostro collega, la potenza ricevuta è fissata, ricordando che la potenza è uguale all'energia media del bit per il bit rate, abbiamo che il bit rate è fissato al rapporto potenza ricevuta diviso energia media sul bit al ricevitore, che in questo caso sarà pari al rapporto Q sul C. Q è la potenza ricevuta, abbiamo calcolato prima, non ricordo quant'è. C è l'energia media del bit e calcoleremo ora. E il bit rate non può superare questo valore qui, perché altrimenti non si diventano specifiche. Anzi, siccome viene assegnata la probabilità di errore 10 a meno 5, non al più 10 a meno 5, quello deve essere esattamente il rate a cui si può trasmettere. Quindi più che... Se là voglio richiedere il rate massimo a cui voglio trasmettere, vuol dire che la probabilità di errore deve essere vincolata a essere più piccola di 10 a meno 5. Ok? Allora, capito questo, i passi da compiere sono i seguenti. 1. Dalla probabilità di errore, che deve essere al più 10 a meno 5, trovo l'energia media del bit, deve essere perlomeno un certo numero. Sapendo che la probabilità che la potenza ricevuta è quella trovata al punto precedente, allora ricavo che il bit rate deve essere al più questo rapporto. Ok, questi sono gli step da fare. Facciamoli. 10 a meno 5, questo deve essere il massimo valore a cui la probabilità di errore può arrivare sul bit. Ma quanto vale la probabilità di errore sul bit? È la probabilità di errore sul bit di 256 QM. Quanto fa? Intanto, probabilità di errore sul bit. Noi abbiamo sempre calcolato la probabilità di errore sul simbolo. Come sono collegate le probabilità di errore sul simbolo e quella sul bit? La probabilità di errore sul simbolo è al più sul bit è al più pari alla probabilità di errore sul simbolo, come upper bound, e come lower bound è la probabilità di errore sul simbolo diviso il numero di bit, log 2 di n. E questo lower bound è più o meno un'uguaglianza se si effettua una codifica di Gray, che per una 256 QM può essere fatta, perché è una modulazione quadrata, quindi potete sempre fare in modo che regioni adiacenti differiscono a regioni, a simboli confinanti, viene assegnata una stringa di bit che differisce per un solo simbolo. E allora la probabilità di errore sul simbolo sul bit è pari alla probabilità di errore sul simbolo diviso log 2 di n.
che per una 256 QM fa log 2 in 256, che è 8, che 2 log 8 fa 256. Quindi dobbiamo, questa è più o meno un'approssimazione, va bene, però è molto buona se la probabilità d'errore è piuttosto piccola. E lo sarà, perché stiamo parlando di 10 meno 5 di probabilità di errore sul bit, quindi non è che la probabilità di errore sul simbolo, che una volta diviso per 8 può fare un numero così grande. Sarà roba tipo 10 alla 4, a meno 4, quindi è molto piccola, allora questa approssimazione vale. Ora, quant'è la probabilità di errore sul simbolo di una 256 QM? Ce la dovremmo ricordare, però intanto faccio caso, vi noto che si tratta di una modulazione square QM, quindi è quadrata, e qui la posso vedere come 2 radice di m a sk in quadratura, e la probabilità di errore allora era 1 meno la probabilità di errore della sk al quadrato. Quindi la probabilità di errore della 256 QM è 1 meno la probabilità di errore sul simbolo della radice di m a sk al quadrato. Perché questo ci dice che 1 meno probabilità di errore sul simbolo al quadrato vuol dire che non deve essere sbagliata né la coordinata x, 1 meno p, né la coordinata y, 1 meno p. Per non sbagliarle entrambe deve succedere che la probabilità è 1 meno p al quadrato, e il complementare a questa è la probabilità di errore, perché questa è la probabilità di indovinare sia la coordinata x che la coordinata y, cioè di indovinare il simbolo QM indovinando la coordinata x, che è una radice di msk, e la coordinata y, che è un'altra radice di msk. Se le indovino tutte e due, la cosa succede a una probabilità 1 meno p al quadrato, ho indovinato il simbolo QM e la probabilità di sbagliarlo è 1 meno la probabilità di indovinarlo. Ma chiaramente qui è inutile farmi questo quadrato, perché questa quantità, quando questa probabilità di errore è molto piccola, è praticamente uguale a 2 volte la probabilità di errore di una radice di m a sk, perché sviluppato questo quadrato ho 1 al quadrato e semplifichiamo questo più 2, il doppio prodotto, e meno probabilità di errore al quadrato è come dire 2 volte 10 a meno 6 più o meno una volta 10 a meno 12. Inutile portarselo dietro. E quindi dovremmo ricordarci quant'è la probabilità di errore di una radice di msk. Qualcuno si ricorda quant'è la probabilità di errore di una radice di msk? Quant'è? È 2 radicale m meno 1 diviso la radice di m. U di? Radice di 3 log 2 di m. No, 6 log 2 di radice di m, che poi diventa 3 log 2 di m, diviso m quadro, nel nostro caso radice di m al quadrato, meno 1, e condiviso nel 0, giusto? L'ho voluta scrivere in termini di radice di m. E quindi abbiamo tutto quello che ci serve per calcolare la probabilità di errore sul bit. Nel nostro caso queste quantità quanto fanno? 2 volte radice di m, la radice di 256, quant'è la radice di 256? 16. Meno 1 fa 4 15. Volte però. Perché 4 volte? Non è 2 volte, 2 volte, perché 2 p è... Ah sì sì certo, scusate. C'è il 2 della probabilità di errore di una radice di msk, ma c'era il 2 perché dobbiamo valutare 2 volte la probabilità di errore, quindi è 4. Al denominatore abbiamo radice di m che è 16, con 4 semplifica rimane 4 al denominatore. Al numeratore abbiamo 16 meno 1 fa 15. E dentro la Q abbiamo
La radice di m è 16, log 2 di 16 fa 4. 6 per 4 24. Al denominatore abbiamo radice di m 16 al quadrato, torna a 256, meno 1 255, e conviso nel 0. Mettendo tutto assieme, cioè l'espressione del numeratore, probabilità di errore sul simbolo, 15 quarti q di, e il denominatore, il numero di b, 8, abbiamo 15 diviso 4 per 8, 15 32esimi. Q di quella quantità lì. Bisogna invertire questa disequazione, e lo abbiamo fatto molte volte quando abbiamo parlato di variabili teoriche gaussiane, Q function, cioè la CCDF della gaussiana, e metodi per calcolarla. Qui non ripetiamo questo calcolo che abbiamo fatto più volte, l'ho già fatto io, cerco soltanto di ricordarvi la procedura. In questo caso abbiamo la funzione Q, che ha un andamento del genere quando rappresentate l'asse y in scala logaritmica e l'asse x in naturali oppure decibel, insomma non cambia tantissimo. E voi avete un upper bound che sta al di sopra, che è piuttosto semplice, e un lower bound che sta chiaramente al di sotto, che è piuttosto semplice. Voi volete che la probabilità di errore, che è una Q di qualcosa, sia più piccola di un certo numero, 10 a meno 5. Per far sì che questo succeda, deve succedere che l'argomento della X sia maggiore di questo numero X segnato. Questo numero X segnato è difficile da trovare, ma avete a disposizione delle maggiorazioni, anzi scusate, una maggiorazione e una minorazione, quindi potete trovare facilmente questo punto qui e facilmente questo punto qui. Fate una via di mezzo, un punto medio, e quella è una buona stima del valore X segnato che state cercando. Come si trova questo punto? Se vi ricordate, il lower bound è una funzione lineare di x, o meglio, qualcosa dipende da x e qualcosa dipende da e elevato a meno x quadro. Prove ed errori, 3-4 tentativi, arrivate subito a convergenza. Una volta trovato uno, per prove ed errori trovate anche l'altro, che deve essere leggermente superiore a quel punto, perché sono bound molto accurati. Come abbiamo fatto molte volte nelle prime settimane del corso. Questo compito l'ho già fatto, almeno spero, altrimenti perdiamo del tempo. E tutto incluso, cioè una volta avete trovato la x, ne fate il quadrato e trovate l'argomento, lo moltiplicate per 256 24 se trovate che conviso n è 0. E conviso n è 0 deve essere maggiore o uguale di 178, che sono 22.5 dB. Perché maggiore o uguale? L'abbiamo visto adesso. La funzione Q è decrescente, quindi Q minore di qualcosa implica X maggiore di qualche altra cosa. Ma era anche ovvio, perché se voglio una probabilità di errore bassa, certamente devo avere un'energia media su bit elevata. Ok?
A questo punto possiamo valutare il massimo bitrate, perché il bitrate è, abbiamo detto che la potenza è pari all'energia media per bit per il bitrate, di conseguenza il bitrate è pari alla potenza diviso l'energia media per bit. Ma l'energia media per bit deve essere maggiore di 178 per n0, di conseguenza 1 sull'energia media per bit deve essere minore di 1 su 178 per n0. Energia media per bit maggiore di 178 per n0 vuol dire 1 sull'energia media per bit minore di 1 su 178 per n0. Vi ricordo che n0 è due volte la PSD del rumore. O se preferite è K per T, che nel nostro caso era, è 4 per 10 a meno 21, perché T è la temperatura ambiente, 20 Celsius. Quindi K per T quando T è la temperatura ambiente è un numero che viene incontrato molte volte, 4 per 10 alla meno 21, Bart per Hertz. Potenza ricevuta, quella calcolata al punto precedente, che era, lo ripeto, 9,64 per 10 a meno 10, quindi praticamente 10 a meno 9. Diviso 178 per 4 per 10 a meno 21, esce fuori che il bitrate massimo a cui si può arrivare è 1,35 per 10 alla 9, cioè il gigabit al secondo. Ok? Domande? Va bene, se non ci sono domande facciamo qualche esercizio preso da qualche compito. Andiamo un po' a caso. Facciamo questo che è piuttosto simpatico. Le seguenti due costellazioni di segnali. La prima è questa. Immaginate un quadrato e sui lati mettete 8 segnali. Le distanze tra due di questi sono tutte quante pari alla quantità di con 1. Ovunque, ok? La seconda invece è questa qui. Dove queste distanze qui quante pare alla quantità di con 2 ovunque, quindi anche questa qua è di con 2, questa qui è di con 2, tutte quelle che vedete sono tutte di con 2. Bene, queste due costellazioni vengono utilizzate per una comunicazione in banda passante utilizzando impulsi rettangolari
ha durata pari al tempo di simbolo, quindi l'impulso PDT che viene utilizzato è rettangolare, ha durata pari alla durata del simbolo. Quindi stiamo dicendo che l'impulso, lo scrivo qua, ma poi non sarà questo, è qualcosa del genere, proporzionale a UDT, che è un impulso rettangolare, durata pari a T, T è il tempo di simbolo. Tuttavia non è proprio questo l'impulso che viene utilizzato, o meglio l'impulso pre-moltiplicazione per un coseno, perché siamo in banda passante. Quindi se chiamiamo P l'impulso a valle inclusivo del coseno, stiamo parlando della quantità U di T coseno di 2π greco FCT, che poi potete normalizzare per rendere a banda unitaria, scusate, a energia unitaria, se dovete a energia unitaria. Comunque l'impulso pre-moltiplicazione del coseno, quindi in banda base, è proporzionale a un impulso rettangolare in ampiezza P. L'energia media per bit è fissata ed è E con B, che è un'altra quantità note, quindi qui sul tavolino, sulla lavagna, sto scrivendo tutte le quantità note, quindi E con B è un numero fissato. Il canale è AVGN, con PSD pari a N0 mezzi. E in ricezione si utilizza un'emulazione coerente con regola decisione ML. Le domande sono queste qui. Disegnare lo schema blocchi del ricevitore per entrambi i sistemi. Domanda B. Trovare Dicon 1 e Dicon 2. Perché chiaramente se io assegno energia media del bit, ho assegnato anche di 1 e di con 2. L'energia media del bit ha a che fare con l'energia media del simbolo, e l'energia media del simbolo dipende dalla lunghezza di questi vettori qui. Se di con 1 è molto grande, questi vettori sono molto lunghi, quindi l'energia media del simbolo sarà molto grande e di conseguenza l'energia media del bit sarà molto grande. Tuttavia questo è fissato, stessa cosa qui. Quindi da E con B posso trovare le quantità di 1 e di con 2. Calcolare poi l'efficienza in banda e in potenza delle due costellazioni. Quale delle due è più efficiente? Efficienza in banda e in potenza di entrambe le costellazioni, della costellazione 1 e della costellazione 2. E infine, domanda C, trovare le regioni di decisione e il nearest neighbor union bound alla probabilità di errore sul simbolo per le due costellazioni quando E con B sono 0 è fissato a 12 dB.
Allora, prima di tutto qualcuno sa dirmi di che tipo di costellazione si tratta, cioè di che tipo di modulazione si tratta questa qui? Se ha un nome oppure è una modulazione strana che mi sono inventato. Per catalogarla dovremmo capire un paio di cose fondamentali. Uno, è binaria o è maria? E chiaramente è maria perché non ci sono soltanto due simboli per cui si trasmette un bit. Ci sono m uguale 8 simboli, quindi la modulazione è maria. È monodimensionale, è bidimensionale, è 3, 4, 5, 6, 8 dimensionale. E chiaramente è bidimensionale, l'ho rappresentata la costellazione su un piano, quindi sono due dimensioni. È in banda passante. Di che forma di modulazione si tratta? Come si chiama? Le modulazioni bidimensionali in banda passante sono quelle in cui io modulo la fase del coseno e l'ampiezza del coseno. Se modulo solo la fase si chiama PSK. Se modulo solo l'ampiezza si chiama SK, se modulo ampiezza e fase si chiama MPM, e se le modulo in maniera opportuna, in modo tale che i segnali risultanti stanno su una griglia a maglie quadrate, si chiama QM. Ora in questo caso sto modulando soltanto la fase? No, altrimenti mi troverei su una circonferenza unitaria, o meglio a raggio radice di E con S. Sto modulando solo l'ampiezza? No, altrimenti dovrei avere su una linea. Sto modulando ampiezza e fase, quindi è certamente una modulazione MPM. Ora la sto modulando in maniera opportuna, in modo tale che i segnali finiscono sui vertici di una griglia, sui nodi di una griglia a maglie quadrate, come nella QM? No, perché non stanno sui vertici di una griglia. Questo non ci sta, e nemmeno questo, perché serviva un punto qua, andava messo in un'altra maniera. Sarebbe stato un 8QM, l'8QM, se vi ricordate, aveva questo aspetto. Qui non è neanche una QM, è una generica MPM in cui vario ampiezza e fase. Ma infatti potete anche capire quali sono le varie ampiezze. Un'ampiezza questa, relativa a questi quattro segnali che stanno sugli assi cartesiani, che si trovano su una circonferenza, e l'ampiezza che passa su quella ai vertici del quadrato, che è un po' più grande. E anche qui avete ampiezze differenti, 1, 2, forse 3. Ok? Quindi il generico segnale o l'espressione dei segnali disponibile al modulatore del tipo la scrivo direttamente in termini equivalente passo a passo, radice due volte un impulso che è proporzionale al tempo di è un impulso rettangolare proporzionale al tempo di simbolo, quindi V di T. Poi ci deve stare un'ampiezza che varia, una fase che varia, perché sto cambiando ampiezza e fase, e poi il coseno a frequenza 2FC, quindi elevato a 2π greco FC. Ma in questa maniera è corretto. Ma a noi piace sempre scriverlo come una quantità per qualche cosa che ha norma unitaria. Se preferite potete anche scriverlo in questa maniera, radice 2 a con m u di t coseno di 2π greco fc t più φ con m.
ma non la scriviamo in questi termini perché così non si vede chiaramente le forme d'onda di base che sono segnali a norma unitaria. E perché? Perché radice 2 u di t coseno non ha energia unitaria. Perché non ha energia unitaria? Perché u di t ha energia, è un impulso rettangolare a base t e altezza 1, per cui la sua energia è t. Per avere energia unitaria dobbiamo dividere per radice t. E allora la scriviamo in questi termini. A con m, radice 2 su t, u di t, coseno di 2 pi greco, fct più fi con m. E cancelliamo la versione sopra. Quindi è come se moltiplico e divido per radice di t, e quella radice di t al numeratore l'ho inglobato dentro a con m, che questa quindi potrebbe essere una con m prima. Per m che va da 1 a 8. Ecco l'espressione dei segnali disponibili al modulatore. E le ampiezze e le fasi sono opportune. In particolare, mi sapete dire quanto fa A con m e fi con m per questo segnale qui? E A con m è di 1 e fi con m è 0. Chiaramente, perché se io lo rappresento tramite la rappresentazione geometrica dei segnali, avendo fatto in modo tale che questa roba qui è a norma unitaria, quello che esce fuori è che la rappresentazione geometrica dei segnali sarà questa. O A con m coseno e A con m seno, due componenti, oppure direttamente A con m prelevato di fi con m. Se invece di portarci dietro una notazione vettoriale, la compattiamo in una notazione complessa. Poiché avevo chiesto quale fosse l'ampiezza e la fase di questo primo segnale chiaramente ampiezza pari a d con 1 e fase pari a 0. Ok? E così via per gli altri. Anzi, siccome può essere utile dopo, mi dite quant'è la fase e l'ampiezza di questo? Di 2 mezzi e 0. Di 2 mezzi. Perché questo è d con 2 e questo è un triangolo equilatero. E questa qui che fase ha? Di 2 mezzi. Altezza? Sì, di con... anzi no, di con 2 era di 3 mezzi. Radice 3 mezzi e di con 2, perché l'altezza è un triangolo equilatero al lato di con 2, ok? Ci servirà dopo per calcolare l'energia dei segnali. Ci siamo capiti? Bene, avendo capito di che formato di modulazione si tratta, l'abbiamo visto molte volte, sappiamo che aspetto ha il ricevitore ML. È ricevitore ML coerente, quindi si va a minima distanza. Potete scegliere una delle tante implementazioni che abbiamo visto. Potete utilizzare come funzione di base direttamente queste quantità qui. Quindi fate il filtro adattato con queste quantità. Questo radice 2 su t u di t coseno e meno radice 2 u di t seno. Oppure fare una conversione in banda base e lavorare con gli equivalenti passo a basso. Una volta che avete il... e lì proiettare su filtro adattato, che a questo punto è sull'espressione u di t. E poi dovete andare a minima distanza o massima correlazione. Procediamo quindi. R e T, cosa devo fare? Le due forme di onda di base sono
questa radice 2 u di t coseno e meno radice 2 u di t seno. Per fare la proiezione sulle due forme onde di base devo fare un filtraggio adattato. Per fare un filtraggio adattato devo prendere la funzione e ribaltarla. Il coniugato non serve perché questa è una quantità reale. E quindi abbiamo radice 2 su t u di t, anzi u di meno t, coseno di, due, di meno 2 pi da fct, ma non cambia nulla. La seconda invece è meno radice 2 su t u di t seno, meno radice 2 su t u di t ribaltato meno t seno. Ma ribaltando il seno si scrive seno di meno 2 pi grado fct, ma seno di meno qualcosa è seno di più qualcosa col meno davanti. Ma c'era già un meno qui, lo tolgo di mezzo. Ok? Questa è psicon 1 di meno t e questa è psicon 2 di meno t. Dove psicon 1 è radice 2 su t u di t coseno e psicon 2 è meno radice 2 su t u di t seno. A questo punto devo campionare a passo k a t e se metto assieme questi due oggetti ottengo un vettore che mi dà la versione discretizzata del segnale ricevuto nel k-esimo intervallo di segnalazione. Io qui utilizzo una notazione complessa e quindi invece di accatastarli in un vettore il secondo rendito immaginario lo sommo, ma è la stessa identica cosa. E quindi qua non ci metto R vettore, perché questo punto è R con K numero complesso. Se devo andare a minima distanza, devo confrontare la distanza fra R e tutti i possibili segnali che posso aver trasmesso, che sono M grande O uguale 8. E quindi vado la distanza fra questo, la norma quadro per un vettore è il un numero complesso e il modulo quadro, quindi ingresso ed S con 1, l'ingresso ed S con 2, l'ingresso ed S con 8. Fra tutte queste statistiche che mi dicono quanto è verosimile il primo, il secondo e l'ultimo segnale, scelgo quello più grande. Scusate, la mia distanza, quello più piccolo. Questa è la stima del simbolo trasmesso all'istante k-esimo. Ok? Poi si dovrebbe commentare perché la regola di decisione ML è questa qui, ma ci abbiamo speso tanto tempo, è una domanda di teoria, la potete trovare sul libro o sugli appunti che avete preso. Quindi in questo momento non lo facciamo, ci concentriamo soltanto sulla parte esercizi.